mente l'immagine della stazione della sezione centrale, quando settimana scorsa abbiamo inaugurato il memoriale della Shoah, un luogo buio, un luogo di tragedia, un luogo di dolore, un luogo che abbiamo voluto rivivesse con quelle stesse caratteristiche, perché la memoria del dolore non sia persa, perché continui a vivere nei nostri cuori, portandoci a capire che percorso drammatico hanno vissuto tanti nostri concittadini, nell'indifferenza o nella non consapevolezza della tragedia che si consumava nella allora stazione invisibile, quando i convogli venivano agganciati e poi portati ad Auschwitz con una destinazione di morte. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante di Viviana Segre, che allora era una ragazzina, era una bambina, e io credo che l'importanza di avere luoghi come quelli è anche perché possa essere un luogo nel quale anche i giovani sappiano vedere e ricordare e poter ricordare che cosa è successo e quindi a che cosa ci può portare la non comprensione, la mancanza di dialogo, il non rispetto delle culture diverse. Ecco. E poi ho un'altra immagine nella mia mente e nel mio cuore, l'immagine del viale dei giusti in Israele, un viale simile a questo, un viale che ha dei nomi di cittadini italiani anche, che hanno aperto gli occhi, non hanno voluto cedere al male, hanno voluto combattere per aiutare chi aveva bisogno, anche a costo del sacrificio della propria vita. Questa è una grande lezione che tutti noi dobbiamo imparare. Ci sono valori che vanno anche oltre il sacrificio che a volte a ognuno di noi si può imporre. Valori che sono così profondi che non possono che travalicare, che superare, che sorpassare le barriere che ognuno di noi è portato a mettere tra noi e gli altri, ma soprattutto le barriere che sono dentro di noi, nel nostro cuore, che non ci fanno vedere gli altri con le loro esigenze, con i loro bisogni, con le loro necessità. Ecco, io sono contenta, so che questi discorsi sono difficili, però sono contenta che ci siano oggi, che siate qui voi bambini. Questi discorsi forse per voi sono davvero troppo difficili, però imparate a volervi bene tra di voi, aiutarvi tra compagni di classe, compagni di banco, al di là di ogni appartenenza, al di là di ogni idea, imparate a volervi bene perché state compiendo un percorso di vita insieme. Ecco, io credo che anche questa presenza oggi vostra è significativa in questo momento, perché nel momento della memoria tutta la città, nelle sue diverse componenti, ricorda, celebra purtroppo questa giornata e ancora una volta la città si stringe ai suoi concittadini nel ricordo di quanto è avvenuto e nella speranza che ciò non avvenga mai più. Grazie.